in sostanza io non voglio fare un film palloso, ecco, tipo È già domani, oppure quell'altro che si chiama L'inverno della ragione. René, li abbiamo prodotti noi, entrambi. Quello che è meglio per me non lo saprei più io, forse. Tesoro. Ma papà. Ma papà, papà, un cazzo! Zitto, 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 che l'ho letto su Cioè. Non hai più l'età per leggere Cioè, dai. Perché tu c'hai l'età per andare in giro senza protezione al mare. Dai. L'ami ancora? No, vedi, l'ho lasciata io. Lei mi ha detto il contrario. È stato di comune accordo. Che poi veramente ero io che... Perché? Lei mi ha detto che eri troppo geloso. Io? Geloso? Greta, Greta, mi passi lo zaino? Perché? Dai, ci vediamo a Barcellona. Ma come ci vediamo a Barcellona? Vai, poi ti spiego. No, tu adesso mi fai il sacrosanto favore di scendere e di prendere con me questo benedetto traghetto. Achille. C'è tempo. Fabri, lo sai qual è la morte del sabato, no? Lo spicchio d'aglio, pomodorini, olive e caffè. Oh, senti, ma che cucini di buono stasera? Stasera... no, niente, faccio un sago al forno. Buono. Oh, mi raccomando, Fabri, mettici il pepe, tanto tanto pepe, limone e menta. È la morte del sarago. Sì. Papà, di cosa è morto questo sarago? Di tumore come la mamma? No. No, l'hanno pescato. L'hanno ucciso? Sì, amore, però non ha sofferto. A te chi te l'ha detto che non ha sofferto? La sua fidanzata, pure se è morto, potrà abbracciarlo di nuovo, papà. La morte del sarago è il mare. Quella cos'è? Cavaliere di Gran Croce, di Savoia. Dove l'ha presa? L'ha dato uno che ce l'aveva. Se no non me la poteva dare. Va bene così? Ma no, vedi, ha tagliato la testa proprio al re. È vero che devi sposare uno di Bologna? Dovevo. E invece? Invece niente. Poi se vuoi ho degli amici qui, magari se vuoi conoscerli, magari ti rendi conto. Ti ringrazio, va bene così. Io non l'ho uccisa, capito? Io Virginia l'amavo. Non mi ricordo un cazzo di quella notte. Io so soltanto che quando mi sono svegliato lei era morta e io ero coperto di sangue. Che mi hai mentito? Mi hai detto che andavi a lavorare e invece sei andata per qui. Quello è il nostro posto, quello è il nostro posto! Anna, rispondi! Non mi credi? Rocco Tasca mi ha distrutto la vita. Ha sofferto? Non so neppure se se ne è accorto. Guardava la televisione e stamattina era ancora accesa. Vuoi che ti aiuti? Lo faccio da sola. Lo so, è una gran seccatura. Fa impressione. Lo faccio volentieri. Comunque adesso lo sta interrogando l'ispettore Ardenzi. Dobbiamo aspettare l'esito dell'interrogatorio. Certo, aspettiamo l'esito dell'interrogatorio. Se poi l'operazione salta, lei mi firma su un foglio tutta la sua responsabilità. Dottore, ha capito quello che le sto dicendo oppure no? Buongiorno a tutti. Achille, benvenuto. Ciao. Vieni. Non farmi perdere tempo che ho l'aereo fra 3 ore per Milano. Vieni, vieni, vieni. Salve. Buongiorno. Dai, dai. Vieni la ragazza, l'ho già presa? Mi piace. Uno, due, uno, due, uno, due, così. Accesso al box ricordi. Luglio 2006, turista polacco ubriaco con Magnum fallica. Pompino inaspettato ancora entro mi veglia. Tris di donne a quattro zampe senza volto. Aspetta, quello la conosco. Porca troia, sto già vedendo. Box allarme rosso, Giuliano Ferrara che si tuffa senza costume. Ma come sei riuscita a far sfumare un contratto che era praticamente già firmato? Io non capisco, Albina. Anch'io pensavo che fosse già firmato, però poi mi hanno fatto domande, obiezioni. Ho capito, ma rispondi, indora la pillola, no? Salve, un 280 grammi, quello con lo spec.
Ma sei matto? Ma meglio col provolone valpadano. Non lo scusi, eh. Io lo voglio con lo speck. Oh, ma guarda che sei strano. Ma con il formaggio così, dico, ma scegli lo speck. Io sono strano. Fermo, eh no.